Ciao a tutti, per spiegare brevemente che cosa si potrebbe fare al corso di home recording, vi faccio vedere le possibilità di registrare una chitarra acustica. Possibilità molto semplici, in quanto come vedete sono in sala prova e non in regia, perché sarebbe un po' facile, utilizzando un portatile e una scheda audio a due canali, tra l'altro anche vecchia, un Digidesign Box 2, una chitarra Ibanez da un paio di centri di euro e un microfono clone cinese, anche questo da poche decine di euro. Ecco. Quindi un sistema di poter per chi ha un microfono oppure nell'altro sistema con direttamente il cavo, o mischiandole tutte e due, che diciamo per fare un lavoro in casa ottimale è la soluzione migliore. Ecco. Come potete sentire, la differenza sta nel suono che cercate o che vi serve per quel tipo di brano, per quel tipo di genere, dove ci posizioniamo davanti al microfono. C'è una possibilità di che è questa, quindi lateralmente, come potete sentire, muovendosi leggermente davanti al microfono cambia le sonorità, e ognuno di voi può scegliere quella che più gli serve. L'importante è che una volta trovata la posizione non muoversi più. Ve lo faccio facendovi sentire due accordi al volo. In più a questo sistema si potrebbe unire la parte del cavo, anche questa diciamo in una porzione più gradita, in questo momento è circa il 50%, per avere una sonorità più completa. Più secca. Più aggressiva. Ecco, questo è un sistema che dovete attuare per registrare una chitarra acustica in casa, cioè cercare la miglior posizione davanti a un microfono, e con lo stesso strumento, qualora la doveste sdoppiare, potete avere addirittura con un'unica chitarra due tipologie di suono diverso. Alla prossima, ciao!